Ciao, quest'oggi vediamo un argomento piuttosto interessante che ci riguarda molto da vicino e che comunque comprende moltissimi fenomeni della nostra vita quotidiana, e cioè il concetto di causa-effetto. Che cosa si intende con questo principio? Si intende che tutto quello che accade, tutto quello che succede nella nostra vita e nella nostra quotidianità è proprio definito da il principio appunto di causa-effetto, cioè che nulla succede per caso. Nulla succede per niente, ma che c'è sempre una causa che determina una conseguenza. Un esempio pratico è, ad esempio, piove e apro l'ombrello, per cui la causa è che inizia a piovere, l'effetto sarà che apro l'ombrello. Un altro esempio è che per un anno mangio dolci, mangio a dismisura, un effetto molto probabilmente sarà che ingrasserò. Ok, quindi qualsiasi cosa che ci succede ha sempre a monte una causa, e lo diceva anche Paolo Coelho. Infatti dice che una vita senza causa è una vita senza effetto. Quindi, diciamo, è proprio per riportare proprio a tutti gli effetti che ci riguardano proprio nella vita quotidiana che diciamo c'è una causa che determina qualsiasi cosa. E tutta questa premessa perché? Perché lo stesso concetto lo possiamo riportare alla postura, lo possiamo riportare al corpo umano. Perché anche il nostro corpo umano si comporta allo stesso modo, quindi tutti quanti quei fastidi, quei dolori, quelle tensioni che sembrano sorgere dal nulla, in realtà sono semplicemente, anche non proprio semplicemente, comunque solo un effetto di una causa. L'importante è andare a risalire effettivamente quale sia la causa determinante, la causa scatenante di quel dolore, di quel fastidio. Uno degli elementi che io valuto e considero moltissimo tra, diciamo, le cause di fastidi, dolori a livello cervicale e a livello del collo è la respirazione. Ora vi spiego un pochettino perché. Allora, parliamo di diaframma. Il diaframma, ecco, vedete che oggi abbiamo le slide. Il diaframma è il nostro principale muscolo respiratorio. Divide la cavità toracica dalla cavità addominale ed è un muscolo a forma di cupola che passa proprio sotto le coste, parte qua dal processo xifoideo dello sterno, sotto le coste va a inserirsi a livello lombare, quindi sulle ultime vertebre lombari. Quando noi inspiriamo, l'aria entra, il diaframma si abbassa e permette la dilatazione della cassa toracica. Quindi abbiamo più aria, okay, per gestire e fare tutte le attività che dobbiamo. Poi in fase espiratoria il diaframma sale in modo passivo e l'aria esce, ok? Quindi questa è la respirazione che noi dovremmo avere sempre in situazione di riposo, quindi esempio quando guardiamo la TV, quando siamo rilassati, quando guardiamo, non so, leggiamo, ok? O quando ad esempio mi state ascoltando in questo momento. Il problema insorge, ok, quando questo diaframma si blocca. E perché il diaframma si blocca? Il diaframma è molto molto sensibile allo stress e alle tensioni della vita quotidiana, quindi tutto quello che è stressante, tutto quello che è, diciamo, ansioso, ok? Tutto quello che comporta una modifica della nostra respirazione fa sì che va ad agire proprio sul diaframma, contraendolo, ok? E irrigidendolo sempre più. Quando il diaframma si irrigidisce, ok, quindi va in retrazione muscolare, quindi diciamo rimane bloccato, essendo che noi comunque dobbiamo respirare, iniziamo a utilizzare dei muscoli accessori respiratori che in realtà servirebbero solamente in casi in cui, diciamo, c'è una maggiore richiesta d'ossigeno, come quando dobbiamo fare sport, come quando dobbiamo parlare in pubblico, cantare, eccetera. Ok, questi muscoli quindi vengono presi, diciamo, incaricati di sopperire il lavoro del diaframma, e questi muscoli sono proprio a livello del collo, quindi zona cervicale, parte alta del dorso. Ok, quindi sostanzialmente quando diciamo lo stress, le tensioni quotidiane, che possono essere tensioni lavorative, tensioni, non so, sport, ok, che ci agitiamo, oppure può essere una tensione, una situazione familiare che fa un po' di attrito, ok? Il diaframma va sempre più in blocco, bloccandosi sempre più, costringe sempre di più questi muscoli
ok, a lavorare. E perché? Perché se non possiamo ampliare la cassa toracica verso il basso, dovremmo farlo verso l'alto, ok? Quindi le persone che respirano con le spalle, diciamo che fanno questo per respirare, significa che hanno un diaframma piuttosto bloccato e piuttosto proprio contratto. E quindi cosa succede? Diciamo, l'effetto principale a lungo andare sono le tensioni e i dolori al collo. Per cui per andare a scaricare, ok, tutto quanta la tensione a livello del collo o quelle cervicalgie che ci vengono così ogni tanto, ogni non so, una volta al mese così, senza un'apparente causa, sono proprio dovute a una modifica, un'alterazione respiratoria. Infatti, se ci fate caso, molte volte appunto vi bloccate, vi inchiodate il collo o vi viene un mal di testa incredibile, proprio che deriva proprio dalla zona qui cervicale, proprio quando avete preso una grande arrabbiatura, quando magari siete sotto stress con il lavoro, quando siete stati in mezzo al traffico tutto il giorno e quindi quando la vostra vita non scorre proprio in modo sereno e rilassato. Ok, quindi attualmente io adesso cosa posso dirvi? Non vi posso certamente dire di cambiare lavoro, non vi posso dire di riposare di più, perché magari non lo potete fare per bambini piccoli, per problemi lavorativi, eccetera. Non vi posso dire di mandare a quel paese, non so, i parenti, ok? L'unica cosa che posso fare è insegnarvi a respirare correttamente. E come si respira correttamente? Come respirano i bambini, quindi gonfiando la pancia. Quindi inspiro con il naso, faccio scendere l'aria, quindi senza alzare il torace, e vado a gonfiare l'addome. Gonfiando l'addome attivo proprio la respirazione diaframmatica, ok? Perché il diaframma abbassandosi, ok, va a spingere sui visceri che non possono andare dietro perché trovano la colonna, non possono scendere verso il basso perché trovano il pavimento pelvico e quindi non le resta altro che salire in avanti e quindi di pancia. Quindi se voi guardate i bambini sono dei grandissimi maestri a livello di respirazione. Ok, quindi principalmente imparo a respirare e faccio delle respirazioni più volte possibili, quindi insegno, rieduco il mio corpo a respirare correttamente come faceva in origine. In secondo luogo, dato che moltissime persone stressate trovano giovamento dall'attività fisica, io vi consiglio vivamente di fare attività fisica. E perché? Qualsiasi tipo, che sia una camminata, che sia una corsa, che sia andare in palestra, che sia nuotare, di qualsiasi tipo, ma fate attività fisica. Perché intanto producete degli ormoni e delle sostanze, delle endorfine, che sono positive, che danno il buon umore. E quindi anche se una situazione vi sembra bruttissima, che non ce n'è, non andate fuori, facendo attività fisica vi si sbloccano quindi questa serie di ormoni, questa serie di sostanze e sentite insomma di stare meglio, ok? E inoltre scaricate proprio le tensioni e fate uscire proprio tensione e tossine sia fisiche che mentali, quindi fate attività fisica e mi raccomando, fate attività fisica sempre, quindi con costanza, non solamente in previsione di un evento o in previsione dell'estate, continuate a fare attività fisica con costanza 2-3 volte, 4 volte a settimana, ma muovetevi, ok? E anche in questo periodo qua, quindi anche d'estate quando molte palestre chiudono, continuate a fare dell'attività che può essere andare fuori, ok, dato che ci sono delle bellissime giornate, oppure allenarvi anche a casa. E se non sapete come fare, Studio Personal ha creato Home Fitness, ok? Questo qui è il programma Home Fitness che praticamente in base ai vostri obiettivi, in base ai vostri risultati che volete ottenere, che può essere anche uno stare bene, ok? Un benessere generale, vi arriverà a casa una chiavetta, quindi questo pacco qua dietro, la chiavetta USB con 6 programmi, quindi 6 video che potrete fare ovunque vi trovate, dato che tutti gli esercizi sono a corpo libero, ok? Inoltre vi arriveranno delle schede tecniche dettagliate con la foto e la spiegazione specifica di ogni esercizio in modo tale che non sbagliate e non vi fate male e ottenete il massimo di risultati. Vi arriverà anche l'asciugamano di Studio Personal e i consigli alimentari del dottor Noro, che è il nostro
nutrizionista. Ok, inoltre una cosa a cui tengo tantissimo, vi arriveranno anche sempre in chiavetta i tutti i tutorial di tutti gli esercizi che vi ho messo nel programma. Ok, il programma appunto si chiama Home Fitness e trovate la pagina, la landing page di acquisto sul mio blog www.yourpersonaltrainer.it. Io vi saluto, a presto e respirate, mi raccomando. Ciao!